Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 6, versetti 43 a 49. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore soprabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore? E non fate quello che vi dico. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore. Ecco, carissimi, Luca ci dà, diciamo, una chiave di lettura per riconoscere il vero discepolo di Cristo. Chi è il vero discepolo di Cristo? Non colui che prega sempre il rosario, che dà i buoni consigli e poi lui stesso non li mette in pratica, o colui che è sempre impegnatissimo in parrocchia, o colui che dimostra proprio la grandezza di Dio nella lode, nel cantare, nel pregare, nell'invitare gli altri, cioè, ma si riconosce il vero discepolo dai frutti buoni. L'albero buono produce i frutti buoni. Gesù ha detto: Ma perché lo invochiamo Signore, Signore, e poi non facciamo quello che Lui ti dice? Quando ascoltiamo la parola di Dio, questa parola dovrebbe avere un impatto positivo dentro di noi, cioè trasformarci a immagine di Cristo, perché Cristo ha bisogno di noi per proclamare la sua parola, per annunciare la sua parola. Cristo ha bisogno di noi e perciò ci invita a produrre i buoni frutti. Noi siamo un albero, ma produciamo i frutti buoni. Non dimentichiamo che la gente ti ascolterà, ti giudicherà in base al comportamento, non in base alle parole. E mi piace la parola del Papa Paolo VI che diceva: insegniamo ciò che viviamo e viviamo ciò che insegniamo. Ci deve essere la conformità tra la parola di Dio che ascoltiamo, che trasforma la nostra vita, e la reazione, cioè è ciò che noi insegniamo agli altri. Deve essere la conformità. Ecco, carissimi, non possiamo pretendere avere una vita cristiana, una vita spirituale, non possiamo pretendere seguire Cristo quando la sua parola non ha posto dentro di noi, quando la nostra vita non è radicata, non è basata, non è fondata sulla roccia che è Cristo. È impossibile, è impossibile. E perciò Luca stamattina ci sta invitando a radicare la nostra vita in Cristo per continuare a produrre i frutti buoni, per dare un buon profumo, per essere sale della terra, per essere luce del mondo, per avere i sentimenti di Cristo e per poter attirare a Cristo i nostri fratelli e sorelle che non conoscono Cristo o esitano di seguirlo. Ecco, carissimi, noi che già siamo cristiani, che seguiamo Cristo, la gente aspetta da noi i frutti. I frutti buoni, vorrei dire. Quante volte è successo a casa, tra gli amici, o gli amici ti dicono che guarda, ogni domenica va a messa, ma guarda come si comporta. Allora è inutile di andare a pregare se quelli che pregano si comportano di quel modo. L'avete già
già sentito. Allora invochiamo lo Spirito Santo di aiutarti nella nostra debolezza a seguire Cristo come Lui vuole. E chiediamo allo Spirito di darci la forza di ascoltare e mettere in pratica questa parola, che è proprio la roccia per dare forza alla nostra vita spirituale. Allora, una vita spirituale autentica, solida, valida,